Buonasera, ci troviamo a Fano, una caratteristica cittadina della Riviera Adriatica nelle Marche, dove è in corso l'ottava edizione della Fiera della Sostenibilità. Abbiamo qui l'organizzatore di questo evento, il signor Davide Guidi, al quale chiediamo che cos'è questa Fiera della Sostenibilità. Allora, come dice il nome, appunto, è una fiera che in qualche modo si pone la questione di chiedersi che cos'è la sostenibilità. Quando noi intendiamo sostenibilità, intendiamo parlare di qualcosa che è sostenibile da un punto di vista ambientale, ovviamente, ma anche e forse soprattutto anche sociale. I due aspetti sono evidentemente distinti fra loro. Infatti, oltre alla fiera sostenibilità parliamo di persone, progetti e prodotti che fanno bene al pianeta. Quindi appunto intendiamo le relazioni, le persone, cose che vengono fatte, i progetti e il pianeta che appunto è il luogo dove noi tutti viviamo. Quindi questa appunto, come dicevamo, è l'ottava edizione. E nel corso di questi anni abbiamo tentato di ragionare su cosa significa sostenibilità sociale e ambientale. E lo facciamo non solo parlando, evidentemente, no? Quindi non solo attraverso dei convegni, dei workshop come in questo momento, ma lo facciamo anche chiamando a esporre i tantissimi produttori di quella che noi chiamiamo economia solidale, quindi di un settore che in qualche modo si pone la questione degli impatti e della sostenibilità anche nelle pratiche economiche. Quindi ci sono produttori del commercio ecosolidale, chiaramente della finanza etica, produttori agricoli che fanno biologico e produzioni a chilometro zero, ci sono produttori legati ai servizi, evidentemente ci sono cooperative sociali, quindi ecco ci sono tantissime associazioni di volontariato, cooperative, quindi è un mondo appunto che fa diciamo della cooperazione, della giustizia la propria missione non solo economica ma anche proprio di impegno civico. Poi evidentemente ci sono concerti, laboratori, cose creative, perché il mix deve essere un po' questo. Quindi è un momento di interazione, di fitta interazione con il territorio. Quali sono i ritorni in termini economici e anche sociali? In termini economici diciamo che ogni produttore ha il suo ritorno, no? Evidentemente, nel senso che ogni produttore poi espone, vende e realizza le cose che ritiene, cioè, insomma, in base a come vanno le cose. Quindi facciamo fatica a capire un impatto, a valutare un impatto di questo tipo. Forse nel medio-lungo periodo l'impatto economico per chi partecipa è che diffondiamo una conoscenza comunque, no? Anche e soprattutto a livello territoriale, evidentemente, fra produttori e operatori economici che al di là dei tre giorni della fiera poi rimangono sul territorio a portare avanti le attività che propongono alla fiera. Quindi direi che l'impatto economico e forse anche sociale è un po' questo, quindi il nostro piccolo contributo a sostenere chi si impegna da un punto di vista economico e sociale in tutte queste pratiche. Quindi i tre giorni sono come se fosse una piccola vetrina, no? In cui in qualche modo le persone si presentano, i progetti e i prodotti vengono presentati e poi ecco, in questo contesto diciamo attenzione, perché per chi vuole tutto questo è riprodotto tutti gli altri giorni dell'anno, quindi chi vuole cercare l'emporio dell'altra economia sa dove andare, chi vuole cercare la bottega del commercio equo sa dove andare, chi vuole invece prendere spunto da questo piccola proposta che lanciamo per impegnarsi anche in senso civico può conoscere le associazioni di volontariato. Questi soggetti poi sono attivi tutti i giorni dell'anno. Ci parla del tema specifico di questa ottava edizione? Sì, allora, il tema di questa ottava edizione è le risorse per rinascere. Da tempo stiamo dicendo, non solo noi, ma chi si occupa un po' di tutte queste questioni, che questo sistema che stiamo attraversando e vivendo è insostenibile, evidentemente, sta crollando e quindi tutti noi dobbiamo ricostruire un nuovo sistema. E per fare questo ci vuole coraggio intanto, perché innovare significa essere coraggiosi, significa andare contro tutto quello che conosciamo e a cui siamo abituati, e ci vuole comunque conoscenza per innovare, bisogna sapere cosa si vuole innovare e le motivazioni per cui tutto quello che abbiamo visto finora sta un po' venendo meno. Quindi il nostro piccolo contributo della fiera è proprio quello di dire ci sono tante risorse
che possono aiutarci ad andare verso questo rinnovo sociale, che poi è di sistema, è un rinnovo sociale, economico, ambientale, finanziario e così via. E noi mettiamo a fuoco alcune risorse. Oggi per esempio stiamo parlando dei giovani e delle donne, no? Che sono veramente riforfe, entrambi soggetti che avrebbero tanto da dire nel nuovo modello che stiamo cercando, ma che a volte non sono messi nelle condizioni di esprimere tutte le loro potenzialità. Risorse sono i luoghi dove le persone possono incontrarsi e fare vita comune. Risorse sono le relazioni di vicinato, per esempio, in cui le persone possono ritrovare un sostegno reciproco. Risorse sono l'ambiente, è la conoscenza dei territori, sono il sapere dei contadini. Quindi le risorse sono tantissime, ogni territorio ha le sue, e noi speriamo appunto che ogni territorio, a partire chiaramente dalla fiera della sostenibilità, quindi da Fano, possa dare il suo contributo nel ricostruire insieme un percorso cooperativo e di ricostruzione di un nuovo sistema. Quindi una promozione del tanto desiderato cambiamento che l'Italia sta bramando ovunque. Sì, l'Italia, ma è un cambiamento globale questo evidentemente, no? E, chiaramente poi nella globalizzazione ogni paese può e deve dare il suo contributo. Io credo che l'Italia nel momento di transizione che stiamo vivendo sia forse uno dei paesi che nell'area chiaramente occidentale ha forse problemi più grandi, onestamente. Ma magari poi la prossima volta parleremo anche di questo. Grazie. Grazie a voi.